Un'alimentazione sana rende la vita più colorata. È il messaggio diffuso dalla campagna Frutta nelle scuole, appena avviata con la distribuzione gratuita di alimenti ortofrutticoli freschi tra i giovani alunni per l'anno scolastico 2010-2011. Un programma europeo, gestito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha trovato la piena collaborazione della Regione Marche, dove hanno aderito 122 istituti scolastici primari, composti da 301 plessi, per un totale di 2.160 classi e 42.127 alunni. Frutta e verdura ovviamente sono la base della piramide alimentare di cui dovremmo rendere consapevole tutta la nostra popolazione, in particolare ovviamente i ragazzi e i bambini più piccoli, in maniera tale che possano poi maturarla nel corso della loro vita. Oggi sappiamo quali sono i principali problemi che anche in ordine alla salute sono connessi a un'alimentazione sbagliata. Il diabete, nelle Marche abbiamo oltre 70.000 diabetici, e l'obesità. Nelle Marche abbiamo il 10% dei bambini elementari obesi e il 23% circa comunque in sovrappeso. Questo programma legato alla frutta nelle scuole, questo programma legato a una serie di iniziative che ovviamente puntano a rendere consapevole il ragazzo e il bambino su quella che è una corretta alimentazione, va a colpire queste che sono questioni fondamentali per la qualità della vita di ogni persona, di ogni uomo. Un'alimentazione sana incide notevolmente sulla qualità della vita. Da qui la necessità di attuare iniziative come Frutta nelle scuole, che supportino abitudini alimentari corrette e una nutrizione maggiormente equilibrata. Questo è un programma della Commissione europea accolto dal governo italiano che stanzia un considerevole budget per gli Stati membri affinché vengano informati i bambini e formati anche gli insegnanti per l'educazione alimentare. Il regolamento che istituisce questo programma nasce da una duplice esigenza di combattere i problemi legati all'obesità infantile, alle malattie quindi legate al sovrappeso, e di promuovere anche il consumo della frutta, perché il consumo della frutta è in diminuzione in Italia ma anche in tutto il resto d'Europa. E allora la Commissione europea ha inteso procedere a questo programma proprio perché, formando ed educando i bambini da piccoli, diventano dei consumatori di frutta e rimangono fedeli al consumo della frutta da adulti. All'iniziativa sono collegate altre misure di accompagnamento dedicate agli studenti, come visite a fattorie didattiche e orti botanici e la proiezione di filmati appositamente realizzati per la compagna. Tra questi il cartone animato I colori del benessere, con i personaggi Pietro e Raimondo, già noti al pubblico per una fortunata serie televisiva trasmessa in Rai.